prima sorpresa di questo innovativo palinsesto del mese. Benvenuti in questo nuovissimo format che vi inizio a proporre in un video unico questo mese, ovvero TV Joe, un format nel quale io vi parlerò, non so bene con quale cadenza ancora, questo me lo direte voi mettendo like, commenti e via dicendo, dei film e delle serie TV che ho visto, apprezzato, non apprezzato e via dicendo. Video nel quale parlo, non hanno una particolare valenza di challenge, test, tag e via dicendo, ma chi lo sa. Sicuramente accetto proposte, mandatemene in direct su Instagram, Facebook oppure qua sotto nei commenti. Oggi vi voglio portare il film / serie TV Awards 2020 in 8 punti. Io vi riassumerò in sostanza ciò che mi è piaciuto di più, ciò che mi è piaciuto di meno, ciò che ho visto di più, ciò che ho visto di meno e via dicendo. Vi riassumerò le cose più salienti che sono successe a livello TV nel 2020. Film migliore del 2020 e serie TV migliore del 2020. Allora, tenendo presente che io ho visto veramente un gran numero di film e un gran numero di serie TV, dato che siamo stati in lockdown per diversi mesi, il film migliore, ne ho parlato non so quante volte su questo canale, veramente non lo so, cioè non so più come dirvelo. Il film migliore che ho visto quest'anno è The Giver, il mondo di Jonas. È il film tratto dal primo libro della saga di Lois Lowry, ovvero Il Donatore. Io questo film l'ho visto nel giro di tre volte. Cast perfetto, la storia coinvolgente. In generale il libro e il film non hanno particolari differenze, il che rende questo film ancora più di livello, dato che appunto è stato tratto da un libro, quindi non so che altro dire, è veramente il film rivelazione di quest'anno. La mia serie TV preferita del 2020, che già avevo iniziato nel 2019, ma nel 2020, wow, pazzesca, non mi sono persa una puntata, e continuo a pensare che attualmente sia la mia serie TV preferita in assoluto, è Tell Me a Story, una serie nuova che ha come protagonisti personaggi del calibro di Paul Wesley, alias Stephanie in The Vampire Diaries, oppure Victoria Justice. In ogni stagione prendono tre fiabe e le traspongono in una versione moderna e thriller. Le trasposizioni delle fiabe mi piacciono tantissimo dai tempi di Once Upon a Time, ma in generale retelling via dicendo mi piacciono sempre tantissimo. Questa serie è fatta benissimo, alla fine di ogni puntata hai voglia di vedere la successiva, quindi quando succede così sicuramente perché è una serie che ti coinvolge ed è bellissima. Se non l'avete mai vista, guardatela. Film peggiore del 2020 e serie TV peggiore del 2020. Allora, sappiate che le cose peggiori del 2020, ma in generale le cose peggiori che vedrò, le ritroverete in un altro format che non vi voglio spoilerare, ma lo vedrete nei prossimi giorni. Il film peggiore che ho visto nel 2020, sempre grazie ad Amazon Prime, è Non smettere di sognare, con protagonista Alessandra Mastronardi, alias Eva dei Cesaroni. Che dire, per una che fa danza è veramente la cosa più cringe che si possa mai vedere sul grande schermo. È un film, mi sembra, dell'epoca in cui io andavo alle superiori, prima o seconda superiore, non mi ricordo bene. La storia di questa ragazza con la scalata al successo, il mondo dello spettacolo e della danza, insomma, questa vuole far la ballerina. La premessa diciamo che è anche carina perché ricalca un po' i classici film di danza, ma il problema è come si sviluppa poi la trama. È di un trash, ma di un trash. Traspone il mondo della danza in una versione parallela trash, che guardatelo solo perché è trash, per il resto non potete non odiare quel film se fate danza. Quindi la serie TV invece peggiore che ho visto, che ho abbandonato dopo due episodi, è Looking for Alaska, ovvero Cercando Alaska, tratto dal libro di John Green. Mi ha annoiato veramente a morte. Non posso giudicare, diciamo, il contenuto in sé della serie. So che a molti è piaciuta come trasposizione, anche perché è abbastanza fedele rispetto al libro, ma il libro mi è piaciuto molto di più. Motivo per il quale poi dopo il secondo episodio, visto così mentre facevo altre cose, basta, ho deciso di abbandonarla, perché non mi attirava proprio nemmeno ascoltare i dialoghi, quindi figurati. Io sono una grandissima appassionata di rewatch. Quando non so che cosa vedere, preferisco sempre andarmi a vedere un film che so di avere già visto, piuttosto che
un film nuovo. Sarà per abitudine mia o cose del genere, insomma, de gustibus. Grazie a questa mia passione abbiamo punto 3 e punto 4, che sono appunto il punto 3, miglior rewatch di film e di serie TV. Miglior rewatch di film, non ho dubbi, Caterina va in città. È uno dei film più belli che io abbia mai visto, l'ho visto un'infinità di volte, veramente uno dei miei film preferiti in assoluto da tempo immemore, penso addirittura dalle superiori. Forse la prima volta che l'ho visto è stato in prima superiore, quindi sono passati 13 anni da allora, ma ogni volta che lo rivedo mi piace da impazzire. Un film veramente super super consigliato. Faccio una premessa: questa serie avevo iniziato a rewatcharla diversi anni fa. Il problema è che poi non ho più trovato la quinta stagione in cui mi ero fermata. Io avevo finito la quarta stagione di questa serie e non ho più trovato la quinta e la sesta, che sono appunto le ultime. Andando a spulciare su TV Time è venuta fuori questa serie, sono andata a cercarla e ho trovato una pagina Facebook che ha effettivamente caricato gli episodi della quinta e della sesta stagione. Deo grazia, ho iniziato a rivedere questa serie e sono impazzita, perché mi è sembrato di tornare veramente alle medie, quando d'estate, finito il pranzo, mi mettevo lì con i miei amici e guardavo questa serie. E questa serie è Paso Adelante. Ha segnato la storia di tutti noi appassionati di danza per quanto riguarda le serie TV. Per quanto trash, per quanto la classica soap opera con tanto di attori cringissimi, è stato un tuffo nel passato talmente bello che non potevo non menzionare questo rewatch tra i migliori. In realtà ho fatto un altro rewatch molto molto bello, ma lo troverete più in sotto in questo elenco. Parliamo invece dei peggiori, quindi il peggior rewatch di film e il peggior rewatch di serie TV. Il peggior rewatch di film, ragazzi, non odiatemi, ogni tanto ho questi momenti in cui mi voglio far del male. Mi sono rivista poco tempo fa Ho voglia di te. Già Tre metri sopra il cielo l'avevo rewatchato, mi sembra nel 2019, sempre presa da un raptus di autolesionismo o cose del genere. Non mi ricordavo bene Ho voglia di te, ho detto diamogli una possibilità, anche questo l'ho trovato su Amazon Prime, guardiamocelo. Così avevo un momento ludico nel quale non sapevo bene che cosa guardare, andiamo a rivederci Ho voglia di te. No, 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 no. Penso che non superi in quanto a schifezza Tre metri sopra il cielo, quindi il suo predecessore, ma allo stesso tempo ci sono film italiani decisamente più di qualità rispetto a Ho voglia di te. Ancora mi sto chiedendo per quale motivo io l'abbia rivisto. Invece, sempre con una piccola premessa, a me piace molto rewatchare, questo l'ho già detto, ma mi piace rewatchare anche le serie TV animate, quindi gli anime o comunque le serie a cartoni animati che guardavo da piccola, soprattutto quelle che mi sono piaciute tanto quando ero piccola, per poi rivederle da adulta, da fare un'analisi un po' più adulta appunto dei contenuti. Il peggior rewatch di serie TV ha appunto come protagonista una serie TV a cartoni animati che è Angel's Friends, una serie animata davvero davvero di nicchia. Non mi ricordo nemmeno chi fosse il produttore di questa serie, da quale canale saltasse fuori. Fatto sta che io adoravo questa serie quando ero piccola, l'adoravo veramente tantissimo. Ho fatto binge watching della prima stagione, perché comunque gli episodi sono veramente brevi, tolta la sigla dureranno tipo un quarto d'ora. La cosa che mi attirava di più di questa serie, fondamentalmente questo è stato lampante dal primo episodio, è stata la love story tra i due protagonisti. Quella serie, ragazzi, è talmente cringe che non poteva che essere la peggiore tra quelle rewatchate quest'anno. Parliamo invece di date, quindi cronologicamente il film e la serie più recenti e quelli più antichi, più vecchi. Il film più recente che ho visto, che è stato chiacchieratissimo, infatti proprio tutte queste chiacchiere che ho visto su YouTube mi hanno spronata a vedere questo film, è stato Donne ai primi passi, ovvero Cuties o Minions su Netflix, film chiacchieratissimo che ha causato anche il rischio di cancellazione di Netflix per i contenuti. L'ho voluto vedere per curiosità, perché comunque è un tema che mi sta molto a cuore, il fatto che le bambine crescano con sani principi e non si facciano traviare dalle mode o comunque da quello che dovrebbe essere sbagliato, completamente sbagliato per una bambina di 11 anni. L'ho trovato pesantuccio in alcuni punti, ma molto molto istruttivo. Se uno ha la capacità di vedere questo film in maniera adulta, quindi non in maniera maliziosa, se uno si documenta comunque prima di vedere questo film
e lo guarda con un occhio critico, ma è giusto a livello filmografico. Secondo me è un bel film ed è uscito proprio quest'anno, quindi è comunque il più recente che io abbia visto. Invece la serie TV uscita quest'anno, che ho visto praticamente tutte in un giorno, anche questa casa Netflix, è Il Club delle Babysitter. Io faccio parte di quella generazione che è cresciuta con i libri del Club delle Babysitter, e quindi non potevo farmi mancare questa serie, che ho trovato molto carina, molto attendibile e direi anche più bella rispetto al famoso film che davano su Mediaset quando ero piccola, sempre tratto dalla collana di libri. Spero ci sia un seguito di questa serie, perché mi è piaciuta veramente molto, una serie leggerina che appunto è uscita nel 2020, quindi non potevo non metterla in questa posizione. Il film più vecchio che ho visto quest'anno è stato Frankenstein Junior. Un amico mi ha convinto a vederlo insieme, perché comunque è un filmone, effettivamente mi è piaciuto molto, mi ha fatto morire da ridere ed è credo il più vecchio che io ho visto quest'anno nel 2020. Invece la serie TV più vecchia che io ho visto quest'anno, non l'avrei mai detto perché non ne avevo idea, ma è Dancing with the Stars. Io con serie TV, sia chiaro, intendo anche i talent show, comunque tutte quelle cose che si vedono a puntate. Ok, quindi Dancing with the Stars, io ho scoperto che sono attualmente alla 29esima stagione, che quindi è veramente vecchio. Sono andata a cercarmi su Dailymotion, credo, il primissimo episodio, ma era vecchissimo, veramente vecchissimo, quindi direi che tra tutte le serie che sto guardando, credo sia la più vecchia. Rivelazione del 2020. Con rivelazione intendo quei film visti così per caso, quelle serie viste così per caso, ma di cui poi mi sono innamorata. Per quanto riguarda il film, io avrei messo anche qui The Giver, ma non volevo essere ridondante, ma c'è un altro film visto molto di recente che mi ha stupito tantissimo, perché sì, l'ho visto un po' attratto dalla trama, sembra un distopico post-apocalittico, ed è Alone, un film tratto da una serie di fumetti, molto molto bello, che effettivamente inizia come un distopico post-apocalittico di cui non si conosce bene l'origine. Il finale ti lascia con la mandibola ai piedi. Questo film sicuramente è la rivelazione di quest'anno, perché vi dirò che verso metà film stavo pensando di mollarlo, perché dicevo che palle, sempre la solita storia. La fortuna è stata che poi ho continuato a vederlo e ho scoperto un finale che l'ha reso appunto la rivelazione del 2020. Invece vi farà ridere, ma la rivelazione delle serie TV del 2020 è stata Celebrity Hunted. Non avevo idea di questo format televisivo. Ho visto questa serie incuriosita più che altro dalle celebrity protagoniste, quindi Fedez, Luis Sal, Diana del Bufalo, Totti. Sono 6 episodi e io me li sono binge watchati praticamente. Pensavo fosse il classico programma trash, effettivamente lo è, ma mi ha appassionato talmente tanto che non poteva che essere questa la rivelazione del 2020. La serie più guardata, quindi quella di cui ho visto più episodi dall'inizio del 2020 fino ad adesso. Parliamo di un rewatch, di una serie che io adoravo, che guardavo insieme a tutta la mia famiglia, quindi anche un valore affettivo. La davano su MTV, chissà se qualcuno ha già indovinato, ed è Kebab for Breakfast. C'è stato un weekend nel quale ho trovato tutti gli episodi e me li sono visti in 2 giorni. 51 episodi in 2 giorni. 51 episodi in 2 giorni. Quando faccio un binge watching mi ci impegno, insomma. Kebab for Breakfast, guardatela. Se la trovate da qualche parte, guardatela, perché è pazzesca. Mi piace tantissimo questa serie. Che ne dite di questo format? Vi piace? Fatemi sapere qua sotto nei commenti, oppure semplicemente spolliciando, quanto vorreste rivedere questo format, magari in forma di recensione o di wrap up o di TBR, insomma. Le mie passioni filmiche e telefilmiche, e io cercherò di accontentarvi il più possibile a partire da gennaio 2021. Qui sopra trovate tutti i miei social, dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un piccolo like di supporto, e se pensate che questo Film Award, Telefilm Award, possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, via dicendo, ma soprattutto se dovesse interessargli questo format in generale, TV Joe, condividete questo video su tutti i vostri social. Se pensate che questo format nuovo, questo canale, tutto quello che faccio sulla piattaforma sia meraviglioso, fantastico e soprattutto ben fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video.